stata annunciata questa mattina ai sindacati la messa in mobilità dei 125 dipendenti della ditta Cale di Borgotaro con relativa cessazione dell'attività. In svolgimento ora una riunione. Il corpo senza vita di un escursionista di 55 anni genovese è stato recuperato ieri dall'elicottero del 118 Toscana con l'ausilio di squadre del Corpo del Soccorso Alpino. La presentazione del libro Curare chi non può guarire al Mosconi di Borgotaro è stata occasione di approfondimento sul ruolo delle cure palliative nei 10 anni di vita dell'hospice. La scuola materna di Isola di Compiano ha festeggiato la fine dell'anno scolastico con alunni, maestre e famiglie dopo un anno ricco di progetti che hanno coinvolto anche i genitori. Presentato a Bardi nel Castello dei Landi il volume Un principe e uno stato, vita di Federico Landi, scritto da Riccardo De Rosa. Il Centro Studi Valceno ne ha patrocinato la pubblicazione. Gli alunni della terza media dell'Istituto Comprensivo di Bedogna hanno presentato una ricerca fatta sulla storia partigiana dalla liberazione al 2 giugno con disegni, poesie e riflessioni. Buonasera e buon lunedì ai nostri telespettatori, ben ritrovati al telegiornale. Un TG che apriamo, come avete sentito dai titoli, con una brutta notizia a livello occupazionale per Borgotaro e un po' per tutta la Valtaro. Oggi è stata annunciata infatti di prima mattina ai sindacati la messa in mobilità di tutti i dipendenti della ditta Cale per l'appunto di Borgotaro con relativa futura cessazione dell'attività. Si parla però di tempi molto brevi purtroppo. Ora in questo momento mentre vi parliamo è in svolgimento presso la sede dell'Unione dei Comuni di Borgotaro, proprio una riunione indetta dai sindacati. Si stanno purtroppo rivelando veritiere le voci circolate negli ultimi mesi sull'andamento negativo dell'attività produttiva presso lo stabilimento Cale Ceramic di Borgo Valditaro. Questa mattina alle 8.30 le organizzazioni sindacali CGL e CISL e UIL sono state convocate presso la sede di Confindustria a Sassuolo, dove è stato loro comunicato l'avvio della procedura di messa in mobilità di tutti i 125 dipendenti dello stabilimento di Borgotaro con relativa cessazione dell'attività in loco. La notizia, come era prevedibile anche se non inaspettata, ha provocato grande preoccupazione e proprio mentre vi stiamo parlando, mentre andiamo in onda presso Palazzo Tardiani a Borgotaro, sede dell'Unione dei Comuni, è in corso una riunione con gli amministratori della Valtaro, i parlamentari e i consiglieri regionali parmensi, nonché i rappresentanti dei sindacati, per decidere le azioni da intraprendere. Ovviamente non mancheremo domani nel TG di riferirvi di cosa si è parlato e di cosa è emerso ovviamente nel corso di questa riunione. Si sono concluse intorno alle 14 di ieri le operazioni di recupero tramite verricello di un escursionista cinquantenne di Genova ritrovato senza vita sul versante toscano del gruppo montuoso Cima Camuti Monte Bocco, non distante dalla stazione appenninica di Prato Spilla nel comune di Monchio delle Corti. Dato il luogo impervio del ritrovamento, il 118 toscano ha richiesto poco prima di mezzogiorno l'appoggio delle squadre di terra della stazione Monte Orsaro di Parma che hanno allestito il campo base delle operazioni proprio nei pressi della stazione turistica parmense. L'elicottero proveniente dall'elibase 118 di Massa Cinquale si è avvalso della collaborazione e del supporto, rivelatosi poi solo logistico, di 10 tecnici del soccorso alpino Emilia Romagna per il recupero del corpo dell'uomo, la cui salma è stata messa a disposizione delle autorità toscane per i rilievi previsti ovviamente dalla legge. Voltiamo pagina. La casa in cui Giuseppe Verdi ha vissuto dai 10 ai 18 anni in via Piroli di Busseto era gremita di persone per ascoltare la presentazione del libro Il giovane Giuseppe Verdi, che propone documenti inediti relativi alla vita del grande genio musicale. Sono intervenuti per l'occasione il sindaco di Busseto Maria Giovanna Gambazza, l'editore Anna Sickel con la sua introduzione Una favola divenuta realtà e Dino Rizzo, studioso dell'epopea verdiana, nonché Enrico Montanari, che ha sottolineato l'importanza della musica verdiana per la terapia di alcune significative malattie. L'evento è stato allietato da musiche di Giuseppe Verdi con alcuni allievi della scuola Musincanto, già da musica di Rossana Guareschi, il soprano Rosaria Caretta, il mezzo soprano Sara Maria Papotti, il baritono Simone Nicoletto e la giovanissima Valentina Ghiretti con voce e pianoforte. La presentazione del libro
curare chi non può guarire presso l'auditorium Giulio Mosconi di Borgo Taro. È stata l'occasione per un seminario di approfondimento sul ruolo delle cure palliative in cui sono intervenuti diversi esperti del settore che hanno affrontato l'argomento sotto tutta una specie di punti di vista e di sfaccettature. Il volume è stato realizzato dallo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Cavicchioli, che ha raccolto ed analizzato le testimonianze sull'esperienza maturata in 10 anni di attività degli operatori dell'hospice di Borgo Taro, da quelli del servizio infermieristico domiciliare e dei volontari dell'associazione Amici della Valle del Sole, in merito alla cura delle persone e delle loro famiglie, nonché alle tecniche e ai metodi di lavoro. Curare chi non può guarire. Stamattina al Mosconi si è affrontato un tema molto pesante che però è oggetto di uno studio approfondito, di un libro che sta aiutando molto, che sta raccogliendo anche molta scientificità. Giovanni Gelmini, il curatore di questo evento, che ha un successo incredibile perché oltre a persone interessate per l'anima ci sono tantissimi professionisti del settore medico. Certo, credo che quello che presentiamo stamattina sia un'esperienza estremamente importante. In pratica viene condensato in un test, in un libro, peraltro prodotto da una casa editrice dal punto di vista scientifico importante, che è la Franco Angeli, viene condensato il lavoro, la professionalità, l'operatività, diciamo così, il cuore, la capacità di relazione, cioè tutto quello che serve in maniera multidimensionale per poter gestire in maniera corretta, in maniera professionale, i pazienti che affrontano il problema delle cure palliative e che affrontano, diciamo così, la loro terminalità, in gran parte per tumori, ma non solo appunto per tumori. Ebbene, questi operatori si sono messi in gioco tutti, tutta la squadra, tutta l'equipe, sia delle cure palliative dell'hospice, sia dell'assistenza domiciliare, sia anche gli stessi volontari che frequentano l'hospice, che sono estremamente importanti, questo bellissimo nome delle coccinelle, no? che danno quel momento relazionale che è fondamentale in certi soggetti, che imparano a conoscere questi soggetti. Fanno un lavoro straordinario. Ebbene, ecco, il succo di tutto di questi 10 anni di attività viene condensato in questo libro. In questo libro che praticamente non vuole essere, come ha detto peraltro anche il presidente degli Amici della Valle del Sole, che hanno curato l'edizione, che hanno favorito l'edizione del libro, non vuole essere un qualcosa da insegnare agli altri, ma vuole essere un qualcosa da mettere a confronto con gli altri, per poter discutere attraverso un linguaggio, attraverso un qualcosa di scritto, perché è rimasta la memoria di tanto lavoro che serve per migliorare sempre per il futuro. Giorgio Cavicchioli, è un testo molto importante, molto difficile, che diciamo 10 anni fa poteva sembrare, come abbiamo detto prima con Gelmini, quasi una bestemmia, perché qua si parla di multi qualche cosa che va verso un corpo curante. Sì. In effetti è così, la multidisciplinarietà, l'aspetto della cura del corpo curante, che è l'equipe di lavoro all'interno di una struttura come l'hospice, sono alcuni dei temi centrali di questo libro, che riflette l'esperienza, riflette la tecnica, riflette la professionalità, ma riflette anche il vissuto di chi lavora in queste strutture, e quindi sicuramente un testo che contribuisce non solo agli aspetti scientifici di questo lavoro, ma anche a una riflessione che può riguardare tutti quanti rispetto all'esperienza della malattia grave e anche della morte, e di come si sta quando queste cose avvengono. Renato Del Chiappo, il ruolo dei volontari, il ruolo del territorio che è permeabile all'hospice, emerge tutto questa mattina. Un ennesimo successo, perché dopo i film, dopo l'internet, dopo la comunicazione integrata, che conferma il buon lavorare degli Amici della Valle del Sole. Ma se guardiamo questa mattina il risultato è certamente positivo, ma questa positività nasce prima di tutto dagli operatori dell'hospice, in modo particolare anche dai nostri volontari. E l'esperienza di questa mattina, permettimi, così concludo anche il mio discorso, è proprio aver voluto raccontare attraverso un libro la crescita professionale sia degli operatori sanitari dell'hospice e dell'assistenza domiciliare integrata, ma anche dei nostri volontari. Non è un atto di presunzione, questo lo voglio dire, è molto importante, non è che noi vogliamo insegnare qualcosa a qualche d'un altro, ma è un momento di confronto. Noi diciamo, abbiamo fatto queste cose, le abbiamo messe per iscritto,
confrontiamoci con le altre esperienze e cresciamo insieme. Il progetto Oratoriamo presenta adolescenti e relazioni 3.0. Come navigano i ragazzi? Opportunità e rischi. Se ne discute questo giovedì 11 giugno alle ore 21 in Biblioteca Manara a Borgo Taro. Ragazzi in rete, mezzi di comunicazione e realtà virtuali con la psicologa Chiara Cilandro. Poi giovedì 25 giugno alle ore 21 invece nel salone parrocchiale di Varsi il tema discusso sarà nativi digitali, nuove generazioni verso un uso consapevole di internet. Anche in questo caso relatrice sarà Chiara Cilardo, che è psicologa marketing e communication and new media. Ovviamente gli interessati sono invitati a entrambi questi appuntamenti. E adesso ci spostiamo alla scuola materna di Isola di Compiano, che ha festeggiato la fine dell'anno. A Isola di Compiano i bambini della scuola materna hanno festeggiato la fine dell'anno scolastico insieme alle loro maestre e dai genitori. Gabriele, guarda avanti. La maestra Angela. Che cosa offre alle famiglie la scuola d'infanzia di Isola di Compiano? Noi abbiamo fatto quest'anno un progetto molto importante che ha coinvolto tutte le famiglie, tutti i genitori. Il progetto annuale Moro Castano Biondo Parto alla Conquista del Mondo era poter far capire dalla voce dei genitori le varie realtà lavorative. Quindi sono stati invitati nella nostra sezione i genitori che hanno illustrato le loro attività, hanno portato i ferri dei mestieri, è stato un progetto vincente e avvincente, ci ha arricchito molto emotivamente e umanamente. È stato qualcosa che continueremo coinvolgendo altre persone sempre familiari, altre figure familiari, e penso che sia stata una cosa che ha entusiasmato un po' tutti. Teniamoci per mano per andare lontano, per migliorare il mondo che la vita ci dà. Teniamoci per mano e cominciamo pian piano a unire i nostri cuori per la felicità, per la felicità. Noi bambini siamo tutti uguali. Maestra Mirella della scuola di infanzia di Isola di Compiano, una giornata nella scuola. Comunque la giornata nella scuola fa scordare tutti i pensieri, perché questi bambini sono nostri bambini, viviamo la giornata con i bambini. Oggi abbiamo proprio fatto una bellissima festa in quanto abbiamo accompagnato i bambini di anni alla primaria, abbiamo festeggiato la festa di fine anno, ma soprattutto i bambini che andranno alla primaria. Buone vacanze e a tutti. Passato, abbiamo giocato, ci siamo fatti un sacco di amici e adesso siamo un po' più felici. Giù e si alzano gli altri. Matteo. E questo braccio ce la può fare. Voi ce la fate se io ce la faccio. Per